La chiesa di San Modesto è una delle più antiche della diocesi di Benevento. Si parla della sua fondazione del 649 d.C., quindi in epoca longobarda, quando giunsero e furono donate dal principe Arechi I le spoglie e le reliquie di San Modesto, e fu costruita annessa alla chiesa un'abbazia benedettina che in una prima fase era collegata con Monte Cassino, poi si distaccò e divenne direttamente sotto l'autorità pontificia. L'abbazia di San Modesto ha avuto una grande influenza culturale sulla città di Benevento ed era staccata dalla diocesi, quindi l'abate di San Modesto aveva dei privilegi, tra cui le infule, cioè la possibilità di avere la mitra e quindi di poter essere staccato dall'autorità ecclesiastica locale. Poi nei secoli si è riempita sempre di più di privilegi e di ricchezze, fino a quando poi si è arrivato nel secolo XX, quando è tornata in seno alla diocesi. E gli eventi della chiesa, che non era ubicata qui ma era immediatamente sotto il Duomo di Benevento, dove adesso c'è la famosa discesa delle Orsoline, per chi conosce Benevento, era lì ubicata la chiesa, fu distrutta dai bombardamenti alleati del 1943 e venne poi ricostruita in questo rione, che era il rione Libertà, proprio perché si sentiva l'esigenza che la città si stava sviluppando in queste zone, quindi venne costruita e fu completata intorno agli anni 50. Da quel periodo la chiesa ha avuto varie vicissitudini, fin quando non è stato poi ristrutturata di nuovo il tutto. Resta una chiesa semplice ad un'unica navata, non ha più le memorie storiche perché tutto è stato portato nell'archivio diocesano beneventano, e sorge su questa piazza che abbiamo cercato anche di abbellire poi negli anni esternamente, con il giardino, con delle fontane, con le statue dei santi Pietro e Paolo che sono all'ingresso della chiesa. Il Rione Libertà è il cuore della città di Benevento ed era giusto che forse la chiesa più antica venisse in questo rione. E da qui sono poi uscite tante tante giovani generazioni, perché è stata sempre fervida l'Azione Cattolica, tanti uomini di cultura, perché questo era il rione più popolato della città di Benevento, e ancora oggi riusciamo, nonostante le difficoltà economiche, nonostante la mancanza di lavoro, a tenere alta la passione più grande, che è quella del Corpus Domini, che ci resta legata all'antica tradizione, perché anticamente, questo era il privilegio anche che aveva la Chiesa di San Modesto, la processione eucaristica più importante della Chiesa Cattolica partiva proprio dall'abbazia di San Modesto e percorreva le strade della città. È rimasta questa tradizione per quanto riguarda la zona del Rione Libertà, e infatti è l'unica chiesa in città che dopo la processione del Vescovo ha la possibilità di poter fare la propria processione eucaristica attraverso le strade del Rione. Vi aspettiamo, vi accogliamo con gioia, con un sorriso, e se passate anche per un caffè a noi ci fa piacere.
Thank you.